Roberto Borlotti, ex direttore generale della Sogea. Qual è la situazione del trasporto aereo oggi su Alvegno? Ma diciamo che è un momento abbastanza vivo, perché in campo ci sono tre azioni che possono migliorare, peggiorare, congelare le necessità di trasporto. La prima è la continuità territoriale. Continuità territoriale che io ritengo in questo momento la più critica, non tanto perché potenzialmente è cambiato il vettore con tutti i punti interrogativi che possono esserci, ma non possiamo a priori dire che Blue Air sarà peggio di Alitalia o meno, lo vedremo nel corso, ma perché oggi 30 settembre l'utenza non è in grado di prenotare né su Alitalia né su Blue Air, cioè a distanza di 28 giorni dalla fine dell'esercizio dell'Italia non sappiamo come viaggeremo il primo di novembre. E la cosa più grave è che non è stato fatto nessun provvedimento impositivo come imposizione a uno dei due o a tutti e due i vettori comunque di accettare le prenotazioni e successivamente di riversarle a favore del vettore che effettivamente volerà. Qualcuno ha provato ad andare sul sito della Blue Air e ha trovato dei prezzi? Assolutamente, vabbè, ha trovato un'offerta loro che è un giro macchina via Torino, non è quello. Il problema è che è la prima volta che capita che in circostanze analoghe il passeggero, il cittadino sia impossibilitato a prenotare. E ci sono esigenze sanitarie, esigenze commerciali, esigenze di studio. Ora, la cosa più semplice era, intanto do una proroga potenziale dall'Italia, tu voi prenotate, se poi Air inizierà le operazioni, si travasa come era avvenuto tra Air One e all'Italia, tra l'Italia e Livingston, nessun problema, perché non è stato fatto? Domanda. Hai parlato di Livingston, qualcuno ha paura di un nuovo salto nel buio per la Sardegna? Ah, guardi, c'è un abisso strutturale tra Air e Livingston. Personalmente Livingston non era assolutamente un vettore affidabile per affidare potenzialmente un contratto come quello della compagnia di Mariano. Lo era, è una compagnia che ha la sua origine non italiana, comunque comunitaria, ha una dotazione di macchine teoricamente sufficiente, sicuramente era molto interessata ad acquisire questo contratto, perché è un contratto importante. Ora, non voglio fare delle previsioni negative, che altrimenti tutti i nuovi vettori che si affacciano vengono sempre criminalizzati. Staremo a vedere, certo è che esperienze di settore ce l'hanno. E l'altro aspetto che non vedo ancora perfezionato è quello delle prosecuzioni dei passeggeri e dei bagagli, che era una delle condizioni, perché questo va fatto nell'accordo tra le compagnie. Siccome Blue Air non mi risulta abbia fatto accordi con le altre compagnie, e forse questo è anche uno dei motivi che sta ritardando l'assegnazione, perché se Alitalia non vuol firmare un contratto di partnership non è obbligata a farlo. Quindi se non sarà possibile fare le prosecuzioni, l'assegnazione sarà valida lo stesso, non sarà valida, succede un altro autunno caldo. Passiamo alla destagionalizzazione dei voli. La regione impegna 22 milioni e mezzo per il nuovo bando. Dovrebbe portare sicuramente vantaggi ai triscali sardi, ma qual è la situazione del mercato in questo momento? Allora, io ho letto ieri il bando della destagionalizzazione. Va studiato con molta attenzione, perché non sono tutte luci, ci sono anche delle ombre secondo me. Il problema principale è si continua e si rafforza un concetto: se i voli non sono sovvenzionati
non vengono fatti dal pubblico. Anche questa è un'operazione di co-marketing giusta, che la Regione ha fatto con tanti anni di ritardo. Probabilmente ci sono diverse cose da migliorare e perfezionare nel bando. Viene anche detto infatti che è un primo modello, un prototipo, poi migliorerà, perché ho notato alcune cose che non vanno. Però il problema principale è che aeroporto come Alghero, se quel pubblico non mette i soldi, i voli non si fanno. Allora qualcuno mi deve spiegare l'azione di co-marketing prima a favore della comunità pubblica, perché non si è potuta continuare a fare, perché sembrava che arrivando il privato mettesse soldi per i voli. È stato dichiarato che i soldi non vengono messi, quindi io pago a pantalone, che poi le forme del co-marketing siano più o meno diverse eccetera, ma poco cambia. Non credo che abbiamo risolto il problema del recupero dei passeggeri persi a favore di una utenza che crescerà notevolmente. I numeri citati nel bando sono abbastanza bassi, perché si parla di qualche decina di migliaia di passeggeri, non si parla di centinaia o di milioni di passeggeri. C'è da valutare bene le destinazioni obiettivo come sono state fissate, ma al di là di quello, la cosa che mi preoccupa molto di questo bando è che si individua una sovvenzione pubblica per i voli fatti nei periodi di bassa stagione, ma nessun vettore vola sempre, vola solo in bassa stagione. Un vettore vola in alta stagione e anche in bassa stagione. Quindi qual sarà la risposta di quei vettori che non vogliono venire in alta stagione, che vengono per un mese l'anno, non credo, per fare che cosa? Un volo settimanale? Anche lì, adesso ripeto, è da studiare con calma, da vedere, c'è un mese di tempo, qualcosa succederà. Parliamo dell'aeroporto di Alghero, tante fanfare suonate per questi aumenti percentuali fatti rispetto a un anno che era 2016 decisamente grigio. Sì, io è chiaro che non ci sono stati degli aumenti significativi nel recupero dei numeri. Il problema è ovviamente qualche vettore ha migliorato le sue performance, chiaramente, e va bene, ma è sempre stato così. Ogni vettore nuovo che si approccia porta qualche passeggero in più. Parte da zero, quindi 50, 60, 70% è facile raggiungere. I numeri che sono aumentati principalmente per effetto di un incremento dei voli charter. Ma i voli charter non li determina né l'aeroporto né il sistema turistico, li determina un tour operator che ha spostato in un periodo congiunturale voli da paesi a rischio, Tunisia, Egitto, eccetera, e li ha portati da noi. Benissimo, ma diventa strutturale questo o è solo congiunturale? Perché se è una bolla di sapone va benissimo, ma abbiamo certezze per i prossimi 10-15 anni che i charter effettivamente continueranno? E i charter non sono certo destagionalizzati, però. Esatto, infatti il discorso del Nord Africa è un bonus che alla lunga non ci sarà se non si faranno dei discorsi più ad ampio spettro. E poi Alghero cresce, ma cresce percentualmente comunque in maniera minore rispetto agli altri scalzati. Assolutamente, stiamo raccogliendo le briciole. Io posso dire, al di là di tutte le situazioni, che in un certo momento storico, che piaccia o non piaccia, che se avessi un monovettore, un monoliente, quello che vogliamo, eravamo competitivi sullo scenario regionale. Oggi non siamo più competitivi, siamo un aeroportino che continua a fare dei numeri, che serve, ma non incide più nel sistema del trasporto regionale. Le scelte, i colloqui, a mio avviso, importanti,
sono indirizzati tra Olbia e Cagliari. L'aeroporto d'Alghero, che non mi dà l'idea che F2I stia portando, perlomeno in questa fase, grandi rinnovamenti nell'efficacia e nel numero dei voli, quindi è una situazione fluttuante, non vedo nulla di diverso, però se non paga pantalone i voli arrivano. Faccio un esempio che associo subito la promozione di co-marketing del bando, dove viene identificato Londra, dove Londra di fatto verrà supportata con EasyJet e va bene, paga pantalone, da 300-400 mila euro in mette i commercianti, 300-400 mila euro in mette la regione, con 600 mila euro, cioè siamo tornati esattamente a quelli che erano i contributi tra Ryanair e Dani. Quindi la grande moralizzazione teorica non si capisce dove sta. Con lei non possiamo non parlare della situazione Ryanair, perché mi piaccia o non piaccia, chi ha portato Ryanair all'Alghero tanti anni fa. Ryanair chiaro, è un vettore scoppiettante, io dico, che è sempre presenta le novità. Ora è ovvio che su Alghero una separazione, a mio avviso non consensuale, ma la separazione c'è stata, sono le cause, sono tutti da indaginare. Però in questo momento la situazione generale di Ryanair, a mio avviso, si sta creando una campagna denigrativa eccessiva, forse perché c'è la problematica d'Italia, quindi si sta cercando di spostare l'attenzione. Sempre, ogni anno, Ryanair ha fermato dei velivoli, perché quando inizia la stagione invernale mettono a terra dei velivoli, ne avevamo anche uno noi al suo tempo, perché si riducono le tratte, si riduce il numero del personale, quindi questa cosa che tante rotte sono cancellate, ma è fisiologico, c'è sempre stato, mi sembra un po' gigantita la cosa. Sicuramente poi sono avvenuti dei fatti nuovi a livello normativo sul personale, e probabilmente lei sta tirando anche troppo la corda nei rapporti di lavoro con personale, per cui qualche defaianza c'è stata, più del normale. Adesso, tra quello che è la verità e quello che viene detto c'è di mezzo il mare, il nostro problema però è che i numeri, non che si facevano, che si sarebbero dovuti fare, perché nel nostro accordo quadro, quello sottoscritto nel 2009 con l'apertura della base, prevedeva che in questa annualità, nel 2017, solo Ryanair doveva sviluppare 2.000 passeggeri. Questo è il punto focale che io mi concentro. Oggi siamo a 3, 4, 5, 6, 700 mila, non so quanti siamo, sicuramente ben lontani da raggiungerli quei numeri. Comunque vada, e con chiunque. Questo non dovevamo essere in mano a un monovettore, benissimo, è una scelta di campo, io non la condivido. La Ryanair che da solo Alghero in Sardegna è diventata anche Cagliari. Cagliari che rispetto ad Alghero sembra aeroporto di un'altra regione. Continuità con Alitalia in proroga, Ryanair che entra e potenzia, perché? Che differenze ci sono? Ma io anche nel momento in cui stavamo definendo la base per Alghero non ci vedevo nulla di strano che anche la capitale regionale, il capoluogo, avesse uno sviluppo forte. D'altra parte la Sardegna, il tavolo dei trasporti aerei, è un tavolo a tre gambe e devono crescere tutte e tre insieme percentualmente e sui numeri che servono. Non c'era nessuna conflittualità in far crescere Cagliari e Alghero, perché ognuno aveva la sua vocazione, i suoi indirizzi, sarebbe cresciuto tutti insieme e insieme sarebbe avuto più potere contrattuale nei confronti dei vettori. In questo momento sta crescendo uno solo. Evidentemente le scelte sono concentrate.
entrate, perché lì non ci sono problemi e da noi ci sono sempre tutti i problemi. Ha parlato di tavolo a tre gambe. Fenosu? Ma Fenosu, io ho vissuto un momento in cui c'era un'iniziativa interessante che poteva decollare per cercare di dare uno sviluppo mirato a quel tipo di infrastruttura, però devo dire che dopo poco ho preso atto che i promotori di questa iniziativa non avevano le spalle per portare avanti iniziative industriali serie, infatti il tutto è sfumato. Mi dispiace perché era una cosa interessante. Invece guardando Olbia, in tanti dicono, vabbè, se Alghero perde voli e li acquista Olbia, è facile andare in gallura e prendere l'aereo. Problema grosso delle infrastrutture nell'isola e nei collegamenti. Certo, allora, se dovessimo in questo momento partire da una Sardegna che non ha un aeroporto, neanche un aeroporto, e dovessimo progettare il futuro, io personalmente proporrei due aeroporti, uno a Chilivani e uno a Cagliari, copiando la progettualità che avevano le ferrovie con il sistema nodi, dei nodi, perché effettivamente e teoricamente tre aeroporti in Sardegna sono troppi rispetto ai numeri che si, alle performance che si fanno e rispetto ai costi, dove tutte le mattine si alzano. Però ormai non stiamo progettando nuovo, abbiamo creato un'economia che gira su tre unità diverse e queste tre devono crescere, perché altrimenti rimarrà, Alghero non chiuderà mai come aeroporto a mio avviso, ma sarà un aeroportino, va bene, che garantisce quel minimo lì. È ovvio che nel momento in cui la strada, la Sassari-Olbia, Alghero-Sassari, è una strada da percorrenza veloce di poco, gran parte dell'utenza sassarese che d'inverno gravita su Alghero si sposterà su Olbia. Olbia non ha bisogno di traffico estivo, ha bisogno di traffico invernale. Ha bisogno di quel traffico domestico, invernale, perché i numeri, perché non hanno passeggeri d'inverno. Noi li abbiamo perché abbiamo Sassari, non è Alghero città che dà passeggeri, è Sassari e tutta la sua economia. Se Sassari si sposta su Olbia precipiteremo. È chiaro che più aumenta l'offerta, più aumenta la connettività con gli hub, il meridiano col Qatar sicuramente darà un'offerta più ampia e migliore, e molti non ci sarà più all'Italia. Se noi abbiamo un vettore che non ha un sharing con altre compagnie, che dobbiamo ridare la valigia, certo, certo, prende la Olbia e via, prosegue. Non è che ci voglia molto. Quindi un futuro, questo perché abbiamo perso il nostro ruolo strategico di fare dignità ai tavoli delle mediazioni tra i vettori e la politica. Quindi, questo per colpa del privato o per colpa dei rapporti politici, soprattutto giù a Cagliari? Quando marito e moglie divorziano, le colpe sono sempre tutte e due. Non c'è mai uno che c'ha colpa e l'altro che c'ha ragione. Credo che tutti abbiano avuto la loro grossa dose di responsabilità e è finita male, e sta finendo male, perché non ci vedo un futuro roseo, ecco, questo solo, e mi dispiace, perché c'erano le premesse, ma non perché io, perché in un certo momento questo rapporto tra pubblico, privato, aeroporto, eccetera, tutto sommato si sosteneva col consenso di tutti. Si è rotto, si è voluto criminalizzare, cercare, sparare, spostare, eccetera, e quando cominciano queste cose abbiamo fatto il gioco del nemico.